E andiamo adesso a Sassari, dove purtroppo i liquami escono dalle fogne. Vediamo un servizio di Emanuele Floris che ci parla del quartiere di Santa Maria di Pisa. In servizio. Immaginate l'odore o il fetore che proviene da qui, da questo tratto di verde in via Umberto Giordano, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, un'esalazione che ammorba gli abitanti dall'ultimo temporale, quasi 2 mesi fa. Si sono aperte delle crepe nel terreno e quindi fuoriesce feci, liquidi, anche maleodoranti. Siamo proibite ad aprire le case perché non entra questo odore e non si può andare avanti. Per chi vive nello stabile la puzza è insostenibile, in particolare se si abita sopra al pozzetto della fogna da cui escono gli escrementi. Io ho 2 donne anziane a casa, tra cui che stanno male, tra cui una è allattata a 3 anni e non posso neanche aprire le finestre perché entra questo odore, poverina. La risoluzione del problema è però lontana. Lo stabile appartiene ad Aria, ma il terreno potrebbe essere comunale. Forse se ne deve occupare Abbanoa o magari gli abitanti. L'azienda contattata promette di fare accertamenti in merito. E mentre il miasma avanza, la fatiscenza del palazzo non arretra. L'altra volta è sceso un pezzo grande calcinaccio su una macchina. Hanno transennato anche lì. Veniamo per metà e non sono mai venuti. Cosa stanno aspettando? Succeda qualche danno più grosso o cosa vogliono fare? Costruzioni inaugurate più di 40 anni fa e che mostrano tutti i segni del tempo. Di giovani ci sono di sicuro i topi che scorrazzano in zona, altro elemento di degrado. E certo non c'è da stare tranquilli. C'ho la paura che magari un domani potrebbe cadere qualche pezzo addosso a qualche bambino, perché molte volte giocano anche i bambini sotto il portico, e gli possa fare danno a dei bambini. Poi le macchine possono andare anche in quel paese, se proprio si fanno dei danni si possono riparare.